Siamo molto contenti di essere a Pesaro e giocare per la VL. È stato questo il leitmotiv dei tre nuovi giocatori presentati ieri dalla Carpegna Prosciutto nella sala del consiglio del comune di Pesaro. Vi Sanford, Caio Paceco e Leonardo Demetrio si sono detti entusiasti per questa nuova avventura, cominciata lunedì con le visite mediche di idoneità e iniziata ufficialmente oggi con la partenza per il ritiro prestagionale a Carpegna. Sono veramente entusiasta di essere arrivato qui, perché Pesaro è un grande club con una grande storia e il campionato italiano è veramente una lega importante. Sono eccitato di giocare con il coach Petrovic e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui. Conosco bene questo campionato perché oltre a seguirlo ho avuto modo di incontrare squadre italiane negli ultimi anni come Venezia e in Eurocup. So che è un campionato molto fisico e tattico. Un campionato in cui si gioca a ritmo diverso rispetto a quello francese, ma ci sono grandissimi giocatori, sia nelle squadre top come Bologna e Milano, ma anche nelle squadre che lottano per qualcosa di diverso. Sono molto felice di essere a Pesaro e molto contento di avere questa possibilità. Ho scelto Pesaro perché è un club importante e tutti conoscono la sua storia. Ho scelto questa squadra perché gioca in una grandissima lega, quella della Serie A italiana. E sono veramente grato per questa opportunità e non vedo l'ora di iniziare. Conosco coach Petrovic perché ho giocato con lui in nazionale e conosce bene le mie caratteristiche. In campo porto tantissima energia e tanta aggressività, in attacco ma soprattutto in difesa. Penso di essere un giocatore creativo e sono convinto che con questa intensità porterò Pesaro al top. Sono molto contento di essere arrivato a Pesaro perché è una grande città, un grandissimo club. La Lega italiana è veramente il top e non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Sono un ala forte, sono abituato a giocare da numero 4, ma tatticamente mi posso adeguare per poter girare sia sulle 3 ma anche sulle 5, quindi come centro. Questa è una cosa utile perché per ogni necessità posso aiutare la squadra. Non solo i tre nuovi arrivi. Al termine della presentazione ha parlato anche il presidente dei Biancorossi, Ario Costa, che ha risposto alle domande sulla ricerca del pivot titolare, tassello ancora mancante della squadra, degli obiettivi stagionali, del possibile ritorno al palazzetto dei tifosi in questa stagione e di quello che rappresenta per lui a livello sentimentale l'arrivo di Aza Petrovic sulla panchina della VL. Quello che rappresenta per me lo tengo dentro di me. Credo che sia una cosa un professionista importantissimo nella nostra società, un allenatore che ha navigato tutto il mondo, si può dire, grande esperienza, grande carattere, grande carisma. Quindi sono molto felice che Asa sia qua con noi e credo che ci farà innamorare della sua pallacanestro. Ma non siamo né vicini né lontani, stiamo cercando, stiamo aspettando, valutando e considerando tante cose che al momento chiaramente sono ancora tutta da definire perché la disponibilità dei giocatori non l'abbiamo ancora avuta. L'obiettivo è di fare una stagione tranquilla, cercando di mettere alle spalle innanzitutto prima due squadre e poi tutto quello che verrà saremo felici, ma ripeto, una stagione tranquilla. Bisogna fare tante valutazioni, c'è il distanziamento. C'è l'omologazione, ma sicuramente un po' di pubblico ci potrà essere, la campagna abbonamenti non lo so ancora cosa decideremo di fare, anche se chiaramente i tempi stanno stringendo.